sembrerebbe ora quasi sotto controllo, si devono vedere i vigili del fuoco hanno fatto un ottimo lavoro, ancora non conosciamo le cause, l'interesse ora era per la popolazione, per le case più vicine, comunque l'aria che qui sembrerebbe una norma, considerando anche che c'è l'acqua, però è tutto in divenire, tutto in condizionale, l'importante è che il fuoco allora è quasi domato. Il sindaco Valerio Vesprini esprime cautela, ma la situazione ambientale nella zona di Pian della Noce, dopo i rilevamenti dell'ARPAM, sembra non presentare criticità. Dall'autoparco comunale di Pian della Noce ancora si vede fumo anche in lontananza, ma dopo 4 ore di lavoro per mano dei vigili del fuoco di Fermo, coadiuvati dai colleghi di Ascoli Piceno e Civitanova Marche, le fiamme sono state domate. Un incendio divampato poco dopo le 10:30 stamane a causa, sembrerebbe, di una spazzolatrice che gli operai presenti nella struttura di Pian della Noce hanno visto divampare in maniera repentina. Danni alla struttura e ai mezzi, compresi quelli della San Giorgio Distribuzione Servizi e della Protezione Civile. Il punto con l'assessore all'ambiente Fabio Senzacqua. Diversi mezzi della San Giorgio Distribuzione, fortunatamente la cosa più importante è stata che non ci sono stati feriti, quindi ora abbiamo allertato l'ARPAM, c'è l'ARPAM che sta facendo le analisi dell'aria e i bambini delle scuole abbiamo cercato di ottemperare perché i mezzi per ora non erano utilizzabili più a scuola questo. I danni effettivi ce ne sono, ce abbiamo avuti sui mezzi della San Giorgio Distribuzione. Spazzolatrici, trattore, pulisci spiaggia, tutti i mezzi che erano all'interno del deposito.